Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con la parte numero 45 del Let's Play di Xenoblade Chronicles. Allora, stavamo ancora girando per il sito Mechanis. Comunque volevo farvi vedere tutti gli equipaggiamenti che ho messo, perché io da una parte all'altra aggiusto gli equipaggiamenti. Abbiamo Ricky con le mani bruciate. Abbiamo Shunk, che è come ho finito la parte scorsa, tipo pronto per andare al mare. Dandan, che è molto molto elegante, molto piratesco, insomma. E poi abbiamo Fiora con gli occhiali. Bellissima, bellissima Fiora con gli occhiali. Poi mettendo i cosi, mettendo gli oggetti collezionabili nella collezione, ho trovato nuove gemme e finalmente ho trovato la mia prima gemma d'agilità. È la prima gemma, credo sia la prima gemma d'agilità che trovo in tutto il gioco. Cioè, a quest'ora dovrei esserne pieno, Se facessi queste robe varie, a quest'ora io sarei pieno fino al collo di cose d'agilità. Però ce la sto facendo tranquillamente. Ok, ora dobbiamo andare dove abbiamo affrontato il mostro unico della parte scorsa, quindi sopra. E qua dovremmo fare qualcosa. Addirittura? Si esce, ragazzi, finalmente. È tipo due parti che sono qua. Credo ci sia un punto di riferimento direttamente là dove dobbiamo andare, infatti. Sì, è là che devo andare. Violiamo un po' le leggi della fisica. Mamma mia. Qua su questo ponte ci dovrebbe essere un dialogo barra cutscene, mi ricordo questo. Questo poi si rientra subito in un'altra ambientazione pallosa e monotona, a mio parere. Ehi! Oh, tu sei... Ah no, pensavo fosse vanilla. Ok. Wow. Questo fumo? Vabbè. Wow! Mi ricordava una cosa del genere, pensavo bisogna parlare prima con lui. Vabbè, bello. Ma Dandan, eri l'ultimo, come fai? Ok. E vai, un altro di questi. Dai, dai, no. Vabbè. Wow, ma era finito. Ma non si può rimanere vivito sotto il genere, dai. Oh, finalmente. Va, il braccio caduto. Oh oh, non guardate di sotto. Ma qualcuno sa dove ci troviamo? A che parte ci troviamo in alto? Forse da qualche parte attorno alla coscia? La coscia? Cioè vorresti dire che non siamo neanche a metà? Basta lamentarsi. Guardate, possiamo accamparci laggiù. Riposiamoci per un po'. Attualmente la monade di Shulk è appesa alla scapola, perché non ha qualcosa a cui appendere la monade. Lì la tiene con la scapola, ovviamente. Che bel gruppetto che siamo. Fiora, are you sure you're feeling okay?
feel a bit like I haven't got used to this body yet. But please, whatever you do, don't tell Shulk about it. I'm sorry, Dunban. Don't worry about it. Ma lo può usare il braccio destro? It was you who took care of me. I'd almost forgotten. It seems so long ago now. Beh, è passato tanto tempo effettivamente. Thanks, Ryan. Doing a spot of maintenance? Yeah. The sighting's been a bit off lately. You know, Mikhail let us have some new parts. I could make you a new rifle if you want. Thanks. But I want to keep using this one for now. Shulk, get a clue, man. It's more than just a weapon to her. She can't just throw it away and get a new one. Yeah. I suppose so. If she let anything happen to it, I bet she'd get a whack from old Atharon. Doesn't my man ever rest? Not a chance. The lives of everyone in the colony rely on the defense force. Our readiness and our will to keep on fighting. We never know when the Mekon will strike next. No. But I won't let anyone else die. It's not your fault. We lost 30 men in Fortress 3 alone. Listen to me. Nobody knew that so many Mekon would come. More people would have died if it wasn't for you. It's not about reducing casualties. We lost 30 men. And we've lost the fortress. Those men died for nothing. Would their deaths have meaning if we'd won? Yes. At least they would have died for something. This is the end now. It's either the Mekon or us. I don't care if I'm the last man standing. I'll take them down! Ehi, Ryan. What is it? Che c'è? Do you want to beat the Mekon? Vuoi sconfiggere i Mekon? Of course. Certo. Che me lo chiedi a fare? At any cost? Even if it means giving your own Ad ogni costo? Anche sacrificando la vita? Dare la vita? No, certo che no. Da morto non potrei fare niente. Sconfiggerò i Mekon senza morire. E lo stesso vale per Shulk, Fiore e te. Vinceremo questa guerra e porteremo a casa la pelle. Se solo pensassimo tutti come te. Che bello quel fucile. Quella è la carabina macchina. Gliel'ho data mentre non registro, ma non ho visto quanto era bella. Porco Giuda. Ma che vuoi dire? È affascinante. Che cosa?
Non è che glielo dice, no? Vabbè. Dobbiamo darci una mossa. Non c'è tempo da perdere. Ryan, hai riposato bene? Certo, mi sento alla grande. A quanto pare dobbiamo rientrare dentro Mechanis. Tenetevi forte. Contaci. You okay? Oh, it's nothing. Just my imagination. Scarico patella. Ok, rientriamo nel sito Mechanis. Se sbaglio qua scendono dei mecan. Infatti me lo ricordavo. Collega la spina elettrica per far funzionare l'ascensore veloce presso il sito Mechanis. Ok. Scettro Machinan e Machi Monstropon. Oh, finalmente ho dato l'arma macchina per Ricky. Ok, meno danni, però perlomeno dovrei fare male ai Mechan anche senza coso. E dovrebbe essere anche molto figa. Oddio. Davvero... Badass le armi macchina, però. Allora, abbiamo un obiettivo a destra e un obiettivo a sinistra. Andiamo prima a destra. Ok, no, non mi piace sta zona per combattere, però ok, così sì. Ok, devono scendere laggiù. Yeah. Dicevo. Yeah. Ok, e questo è uno. Dovrei avere un punto di riferimento verso il punto iniziale? Invece non ce l'ho. No, non è vero, è qua.
Ok, sì. Sono spawnati i mostri, ma vabbè. Ok, quindi stavolta andiamo verso sinistra. E scendiamo di qua. Credo che la strada sia simmetrica come la prima, più o meno. No, non è proprio così, però... Facciamolo bene, raga. Oh. Un bel momento, ragazzi. Pensate anche voi quello che penso io. Bam. Ah, il modo migliore di vincere un combattimento su Xenoblade. È troppo bello buttare giù qualcuno. Sono nemici. C'è cosa che ha chiamato l'allarme, ma alla fine i due non è che sono serviti più di tanto. Quindi ora devo tornare là, perfetto. Mi va di combattere. No, aspetta, ma non è qui dove devo andare, oh. Oh, è sotto o sopra? Ok, là sotto. Come ci arrivo? Fatemi vedere bene. Da qua forse? Sì, credo di sì. Anche perché mi sembra che buttarsi non sia un'opzione, quindi... Senza farci vedere. Ok. Sì, infatti eccolo lì. Madonna, che strada. Facciamo una cosa stealth, dai. Senza farci vedere. Alla Metal Gear Solid. Da qui... credo che moriamo se ci buttiamo, quindi... I mostri sono là. Non ci vedono. Dobbiamo scendere per di lì. Qua lì si attira... con il suono, quindi se camminiamo non dovrebbe aggrarci. Wow, che figo quel mecha, non voglio affrontarlo. Ho cambiato idea completamente. Quando lo raggiungeremo, eccolo qua. Ok, finalmente ho imboccato la strada giusta.
Questa zona è una di quelle che mi piacciono di meno. No, forse è quella che mi piace di meno. Sono indeciso fra questa e Agnirata, il luogo in cui dobbiamo arrivare. Quella zona lì non mi piace per niente. Oh, e finalmente. Ok. Teniamo qui la parte numero, era la 45 della Let's Play di Xenoblade Chronicles. Se il video vi è piaciuto cliccate il pollice in alto, saluto vi sotto, ci vediamo alla... Wow. Raga, ma come trollare i propri compagni. No. Teniamo qui la parte numero 45 del Spedix Xenoblade Chronicles. No, Dumbo se n'è accorto. Si è accorto il trucchetto. Se il video è piaciuto. No! Bastardo! Se il video è piaciuto, cliccate il pollice in alto, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!